raga. Allora, messa a fuoco manuale? Com'è Raga, possibile? ma questa cosa è impossibile. Non Come sta messa a toccando fuoco manuale? nessuno. Questo succede quando tocchi questa ghiera qua. Adesso non lo fa più. Stavo dicendo, ok, qua le anomalie continuano, raga. Adesso posizioneremo una telecamera full spectrum nell'area appunto qua davanti per cercare di capire se riusciamo a riprendere qualche strano fenomeno. Intanto Stefano è riuscito a riaccendere il faretto e effettivamente, raga, era proprio scarico. L'entità, e si vede che gliel'ha buttata proprio giù, ha scaricato completamente la batteria e siamo riusciti a tamponare con un power bank. Ora ste, dagli ancora un tocco, alla luce. Ok, facciamo vedere, scusami, faccio vedere. Ok, abbiamo attaccato un power bank proprio qua. E continuiamo. Ok, allora. Raga, io lo metterei qua, in mezzo. Da qua. Cioè, se passa qualcosa qua, lo riprendiamo. Cioè, proprio bellamente. Noi ti diciamo che questo strumento che ho posizionato lì per terra è lì per te. E puoi farlo accendere in qualsiasi momento. C'è una telecamera lì per terra che abbiamo messo apposta per te. Quindi per favore passa da lì e fatti riprendere. Cos'era? Ho sentito sull'orecchio. Nella stessa posizione, cioè io prima ero qua di spalle quando mi ha tirato la felpa. Mamma mia, raga. Ma è vera la febbre a 40? Comunque quella sala, secondo me, Sì. è un po' abbastanza inquietante, eh. Attenzione qua, raga. Cos'era? Sei impazzito? Cos'era, raga? Attenzione qua, raga. Cos'era? Sei impazzito? Cos'era, raga? Io qui, proprio qui, io ho ripreso una nebbiolina una volta. Proprio lì, dove sei tu. C'è qualcuno in questa stanza? Conte è qui? Raga, non può esserci stato nulla comunque che ha fatto quel Eh rumore, no, eh. Io stavo non so guardando se appunto. si riprende, cioè se l'abbiamo ripreso in camera, magari l'ho preso io, non lo so, però l'ho proprio sentito come così. Conte? Conte De Vecchi? È qui con noi? Guardi, noi non siamo venuti qua per disturbarla. Glielo abbiamo detto anche prima. Noi siamo solo venuti qui in pace per cercare di dare voce, cercare di far dare fine alle sue sofferenze. Noi eravamo qui quando il pino è caduto sulla casa.
Abbiamo appreso la sua sofferenza. Cos'è stato? L'ho sentito. L'ho sentito ad orecchio, raga, da qui. Sì. Mi è sembrata la stessa voce. Mm. Bravo, bravissima. Sì. Bravissima. Abbiamo appreso la sua sofferenza. Cos'è stato? L'ho sentito. L'ho sentito ad orecchio, raga, da qui. Sì. Abbiamo appreso la sua sofferenza. Cos'è stato? L'ho sentito. L'ho sentito ad orecchio, raga, da qui. Sì. Noi abbiamo compreso la sua sofferenza. E le posso garantire che vedere quel pino addosso a questa casa è stato un colpo al cuore anche per noi. Perché noi abbiamo massimo rispetto per questa casa, massimo rispetto per le persone che vivono qui, per le entità che vivono qui. Possiamo parlare con voi? In modo molto tranquillo, per favore. Magari raccontandoci quello che è successo davvero, chi siete, possiamo aiutare in questo modo a magari non far venire altra gente ancora a disturbare. Noi possiamo dirlo a più persone, possiamo informare le persone che sono incuriosite sulla leggenda di questa casa, possiamo informarle sul vostro desiderio, sul vostro stato d'animo alla fine. Però deve aiutarci, deve parlare. Cos'è stato? Non ho sentito. Un sospiro, un respiro. Brava. È così? Volete essere lasciati in pace? Si illumina, guarda. Dai, è stato fermo fino ad ora. Volete che le persone non vengano più in questa casa? Ma ho una domanda, rumore. Sì. Ho una domanda per voi. Volete restare qui per sempre? Se sì, lo fa illuminare, per favore. Mamma mia, raga, ho i brividissimi. Conte, io devo dirle una cosa, però. Questa casa sta piano piano andando a pezzi. Sta crollando. E lei... Porca miseria! Sì. Magari questi rumori sono anche dovuti la maggior parte al fatto che la casa purtroppo... Sì. È andata giù di una tacca la telecamera comunque. Davvero? Sì. Di già? Sì. Questa casa sta andando a pezzi e prima o poi andrà definitivamente giù. Crollerà, ma non crollerà mai il sentimento che ci avete messo. Non crollerà mai il pensiero. Non crollerà mai il sapere che qua, su questo prato, un giorno è stata costruita Villa dei Vecchi. Quindi quello che noi stiamo cercando di farle capire, Conte, è che potete guardare questa casa
da un'altra parte. Potete guardarla da un'altra prospettiva. Potete abbandonarla. Ma abbandonarla non vuol dire abbandonare tutte le cose belle che sono state passate qua dentro, che sono state vissute, la passione che ci avete messo per costruirla, per arredarla, le cose comprate dai suoi viaggi. Quelle sono soltanto cose materiali. Comunque resterà sempre nel vostro cuore. Quindi noi vi chiediamo di esprimere la vostra volontà di andare in un altro luogo, in un altro posto, di farcelo capire, quantomeno di andare via da questa villa, perché così facendo riuscirete a salvarla. Guarda, si illumina. Le persone vengono qua soltanto perché voi vi fate sentire, perché fate sentire la vostra rabbia. Cos'è questo profumo? È vero, rosa. Non capisco di che cos'è. La senti se? No. Una ventata. Io posso dirti la mia sensazione qual è? Da quando abbiamo smosso determinati discorsi ho un mal di testa. È presente tutti? Tutti sicuramente abbiamo fatto dei pianti così forti che davvero ti senti esplodere tutto. Porca miseria, lo Spectra, mentre stavi facendo questo discorso, guarda, guarda! Ti senti esplodere qui proprio dal pianto forte, ti bruciano gli occhi. Ma io non ho pianto, mi sono commossa, ma... cioè... E se fosse la sua stessa sensazione? Esatto, la stessa cosa che sta provando lui? Proprio... poi brividi, cioè... Stai tu che sensazioni hai? Allora, devo dire abbastanza... cioè, differenti da una stanza all'altra. Ci siamo spostati di là... tranne in questa sì, poi dall'altra parte invece nulla, e difatti lo Spectre è rimasto immobile. Siamo tornati e qui ho sempre questa... allora, a parte la paura tremenda di questa zona, perché prima... guarda. Hai visto? Sì. Mi ha tirato la felpa e... e mi ha un po' scosso. E qui, ti dico la verità Fabio, continuo ad avere brividi in questa... in questa sala. Il punto focale è questo, raga. Il punto focale è qui. È questo pianoforte. Qua c'è l'anima di Felice De Vecchi. È qua dentro. Sto avendo i brividi anch'io, guarda. Sto avendo i brividi. Ok, raga. 3, 2, 1. Si vola. Conte, avete preso la vostra decisione? Avete scelto cosa fare? Luce! Forza! Luce! Forza, sì. Volete andare verso la luce? Sì, grazie! Non ho capito. Volete andare verso la luce? Vabbè, tu tiri fuori gli incensi, era al 35%, è andata giù subito la batteria. Guarda. No, assurdo, è vero, ha ragione.
Era il 35%. Ha ragione. Cosa dobbiamo fare? Volete rimanere o volete andare in un posto migliore? Uso l'incenso di purificazione o l'incenso esorcistico? È passato qualcosa davanti. Raga, c'è qualcosa che sta volteggiando qua davanti. Guarda che roba! No, raga, è sbucato qualcosa e ha iniziato a volteggiare davanti alla telecamera. Lo spirito? È qua? Lo spirito è qua. Noi ci rivolgiamo alle entità che stanno vivendo qui, in questa casa. Volete rimanere qui o volete andare in un altro posto? In un posto migliore? Piange. Chi piange? Felice, allora vuoi restare? Fai tu. Sì. Scegli. Dobbiamo scegliere noi per te. Lui. Lui inteso io devo scegliere? Sì. Perché devo scegliere io? Perché mi dai questa responsabilità? Io penso che devi decidere tu, Felice. Allora, Felice, deve scegliere lei cosa fare. Sì. Sceglie di restare o sceglie di andare via? Dillo, cerca di dirlo in modo chiaro. Noi stiamo aspettando la sua risposta più chiara possibile per non fare un errore, fare qualcosa che lei non vuole. Esatto. Grazie. Facciamo la cosa giusta, Felice. Sì, via. Sì. Ok. Diteci passo passo che cosa vedete, per favore. E come vi sentite? No. Ascolta, è incredibile. Hai tirato fuori l'incenso e mi ha buttato giù ancora la GoPro. Ho appena messo la pila di là. Ok, procediamo. Dai. Questo incenso io prenderò la casa da questi spiriti. Vi ordino di andare in un posto migliore. Vedete la luce? Vedete la luce? Sì.
Ma vi sentite? Interrompersi così da un momento all'altro. Siamo già a casa, sì. Vivi e sani salvi. Sono arrivate un po' di persone e quindi non siamo riusciti a, diciamo, concludere la comunicazione perché giustamente arrivando altra gente si è un po'... Ci siamo anche un po' allarmati, quindi sì. Abbiamo deciso di raccogliere le attrezzature e di andare via. Quindi esatto. Adesso torniamo su. Sono le 3. E andiamo ad analizzare il materiale. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. State sfruttando anche voi la tazza. Ma fate qualcosa. Voi siete un canale YouTube o qualcosa. Vabbè, ma voi siete esperti. Da questo momento, chiunque dica che Villa De Vecchi è ancora infestata, beh, sappiate che mente.